Il messaggio di oggi che il Signore mi ha messo nel cuore è un messaggio che riguarda un po' tutti perché è qualcosa della nostra vita. È sempre bene che noi facciamo sì che il messaggio che ascoltiamo dal nostro Signore Gesù sia sempre possibile vederlo nelle nostre vite, altrimenti diventa qualcosa di astratto che poi dimentichiamo, forse, una volta che usciamo. Ecco perché chiedo che in questo momento ci sia la massima attenzione, perché in questo momento, dopo che abbiamo adorato il Signore, parla Gesù attraverso il suo servo. Il titolo di oggi, il sonno. Penso che tutti quanti sappiamo che cos'è il sonno. Volete chiudere la porta per cortesia in fondo? Grazie. Ho letto sui giornali delle statistiche terrificanti. Un numero infinito di persone ha disturbi gravi del sonno. Insonnia, agitazioni, ansie notturne, grandi difficoltà ad addormentarsi e il consumo di sonniferi è aumentato in modo incredibile. Sono statistiche che ci sono sui giornali. Grandi difficoltà del sonno. Più il mondo si fa frenetico e viviamo in un mondo che non termina mai di chiedere, dobbiamo fare, vogliamo piacere al mondo, questo mondo non ci lascia mai, oggi, domani, sempre di più, per cui diventa tutto frenetico, diventa esigente, dovete fare, altrimenti non siete, altrimenti non valete, altrimenti non potete dire, è un mondo esigente, caotico, pieno di confusione, solo in Gesù non c'è confusione. Più il mondo si fa frenetico, esigente, caotico, più il sonno viene a mancare o si fa difficile. È un sonno che viene a mancare tante volte o si fa difficile. Le pillole diventano una via di fuga dalla realtà, un desiderio di chiudere gli occhi e di non pensare, molte volte per sfuggire alle proprie responsabilità. Non riusciamo, prendiamo una pillola, dormiamo, sfuggiamo a tutte le responsabilità che abbiamo. Questo atteggiamento, che è comune purtroppo oggi, mi ha ricordato il comportamento del profeta Giona, perché tutto deve essere ricollegato alla parola di Dio, al profeta Giona. Sicuramente tutti noi ci ricordiamo come gli fosse stato comandato dal Signore di andare a Ninive per predicare contro Ninive a causa della malvagità dei suoi abitanti. Gli abitanti di Ninive erano malvagi. Il Signore mandò Giona a predicare contro Ninive. Giona però cosa fece? Fuggì. Fuggì lontano dalla presenza del Signore. Non gli piaceva andare a Ninive. Non gli piaceva andare a dire quello che il Signore aveva detto. Molte volte non ci piace dire quello che il Signore dice, ci piace solamente dire cose belle. Giona non volle andare. Cosa fece? Fuggì verso Tarsis. Invece di andare a Nineve, andò dall'altra parte. A Giaffa si imbarcò sulla nave per andare in quella direzione, ma il Signore cosa fece? Non glielo permise. Era stato disobbediente, e il Signore non glielo permise. Il Signore scatenò una grande tempesta. Al versetto 51, leggo io, del capitolo 1, si dice di Giona: i marinai, spaventati, gridarono ciascuno al proprio Dio e gettarono in mare il carico che era sulla nave per alleggerirla. Poi c'è una seconda frase. Intanto, mentre c'era tutto questo lavoro, mentre buttavano a mare il carico, mentre c'era una tempesta che stava arrivando, mentre c'era paura, Giona era sceso nelle parti più basse della nave,
si era coricato e dormiva profondamente, mentre c'era tutto questo subbuglio. Questa è una mia rivelazione, chiaramente. Ho visto questo sonno profondo di Giona, questo sonno profondo di Giona, nonostante tutto quello che c'era, molto simile a quello di quelli che prendono sonniferi in grandi dosi per sfuggire alle realtà. Fuori c'è una realtà che non mi piace, devo affrontare cose che non mi piacciono, prendo un sonnifero e sfuggo alla realtà. Ma Giona, che cosa Giona? Ha il Signore che vigila su di lui. E quindi, siccome sa che il Signore vigila su di lui, cerca di sfuggire dalla sua presenza. Ma il Signore lo segue. Il Signore lo segue. E gli fa riconoscere davanti alla ciurma, davanti alle persone della nave, la sua colpa. Lo fa confessare, seguendolo. Permette che sia lasciato per 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena. E finalmente Giona ubbidisce la parola dell'Eterno, anche se successivamente ha bisogno di nuovo di essere corretto dal Signore, poi finalmente comprende. Accanto a questo sonno-fuga, perché molte volte il sonno è fuga dalla realtà, fuggiamo dalla realtà col sonno, c'è un altro sonno. Questo è un sonno-fuga, ma accanto a questo sonno c'è un sonno straordinario, che è il sonno dell'abbandono fiducioso al nostro Dio. Gesù, quando venne sulla terra, ce l'ha insegnato. Quando, con la tempesta che infuria, una tempesta enorme che infuria intorno, si addormenta a poppa della nave, viene svegliato dai discepoli, e cosa fa lui? Sede alla tempesta. Questo è il sonno del giusto, della persona giustificata, che nonostante il vorticoso turbinio delle circostanze intorno, può riposare al sicuro se permette a Gesù di stare vicino a lui. Ora leggiamo insieme Atti 12,6. Atti 12,6. Atti 12,6. Pietro è stato messo in prigione, ma si leva dalla Chiesa di Dio, una preghiera continua per lui. È stato messo in prigione, ma la Chiesa prega per lui. E leggiamo il versetto 6. Ora la notte, prima che Erode lo facesse apparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Pietro dorme fra 2 soldati, legato con 2 catene, ma dorme. Pietro ha imparato cosa sia il sonno del giusto. Pur vivendo una situazione di prigionia, di separazione dai fratelli, di incertezza di cosa gli sarebbe successo in futuro, perché Pietro era in prigione e non sapeva cosa gli sarebbe successo, pur vivendo in tutte queste incertezze, fa esattamente come fece Gesù sulla barca, dorme. Viene svegliato da un angelo che gli dirà di alzarsi, farà cadere le sue catene e lo farà uscire di prigione. Rientrato in sé, dice la scrittura al versetto 11, lo leggo io, Pietro riconosce la mano potente del Signore in tutto questo. La sua fiducia nel Dio che lo ha scelto e nella potenza della preghiera dei suoi fratelli, dei santi, gli permettono di dormire in una situazione tragica, in prigione, fra 2 soldati, legato con le catene.
Vedete, fratelli, ora lo mettiamo noi. Il sonno può essere agitato anche per i credenti. E credo che tutti quanti noi abbiamo un po' esperienza di questo. Tutti ne abbiamo un po' esperienza. Non appena il nemico, prego di stare attenti a quello che sto dicendo in questo momento, non appena il nemico si accorge che c'è nella nostra mente qualche piccola area nella quale lui può atterrare, può entrare, perché il nemico è sempre vigile. E appena si accorge che nella nostra mente c'è una parte libera sulla quale lui può atterrare, state certi che cercherà di farlo. Ed ecco il rombo del motore nella nostra mente. Può essere determinato da tante cose, da una parola scortese, da un atteggiamento scostante, da un commento brusco, da una mancanza di saluto, da una falsità detta da parole ingiuste, dette a nostro riguardo, che sono state riferite, e chi più ne ha più ne metta. Perché i piccoli campi di atterraggio sono tanti nella nostra mente e sono di natura diversa, a seconda delle caratteristiche diverse di ognuno di noi, di come siamo fatti. Ognuno sa qual è la piccola pista d'atterraggio che lascia libera, attraverso pensieri che non vengono da Dio, affinché il nemico possa atterrare nella nostra mente. Il nemico sa bene dove individuare quella piccola pista di atterraggio, la conosce molto bene. Ma cosa possiamo fare noi? Il nemico non è invincibile. Il mio Gesù è invincibile. Cosa possiamo fare noi credenti? Credenti. Quello che il credente può fare è di difendere la sua mente dagli attacchi di Satana, che cerca di attaccare in continuazione per queste piccole piste di atterraggio che noi lasciamo libere. E cosa deve fare? Non deve solamente difendersi dagli attacchi di Satana, ma deve preparare una controffensiva che sia in grado di difendere quella pista nella nostra mente dall'atterraggio del nemico che ci viene a togliere il sonno. Cos'è questa pista? Questa controffensiva, che cos'è? Questa controffensiva non è fatta di versetti imparati a memoria, non basta, ma è fatta dalla parola di Dio, sperimentata, attenzione, e vissuta, non solo detta, ma deve essere vissuta, perché uno può parlare finché vuole, ma quando ho smesso di parlare, se vedo che ha una vita diversa da quella che il Signore vuole, ha parlato a vanvera e ha offeso Dio, perché ha nominato colui che non conosce. Deve essere una vita vissuta, sperimentata nella nostra vita. E deve essere sperimentata, e questo vale soprattutto per me, ma lo condivido con voi, deve essere sperimentata giorno dopo giorno. Siamo o non siamo risuscitati con Cristo? Lo diciamo? Sono risuscitato con Cristo. Io lo sono. Noi lo siamo. Siamo risuscitati con Cristo. In Lui. In Lui. E lo ripeto, in Lui siamo seduti nei luoghi celesti, indossiamo la sua armatura, noi indossiamo la sua armatura, l'elmo della salvezza, la corazza della giustizia, la cintura della verità, i calzari del Vangelo della pace, lo scudo della fede, la spada della parola. E quella parola farà veramente fuggire il nemico. Se, come ho già detto,
diventerà parola, esperienza visibile nella nostra vita. Ho letto un versetto, lo leggo io, molto interessante, che vi sottopongo e su cui penso ci si debba riflettere molto. In Prima Cronache 12:2, mi ha colpito molto questo versetto, leggevo Prima Cronache, dice che alcuni dei prodi che vanno da Davide, dice la parola, erano armati d'arco e potevano usare tanto la mano destra che la sinistra. Potevano usare tanto la mano destra che la sinistra per lanciare sassi e tirare frecce con l'arco. Erano della tribù di Beniamino, fratelli di Saul. Cosa ho visto io in questo? Ve lo dico. Per poter respingere il nemico su quella pista di atterraggio, dobbiamo, è vero, essere armati di tutto punto. Ma come dice la scrittura qua, dobbiamo poter usare sia la mano destra che la mano sinistra. La nostra vigilanza verso gli attacchi di Satana deve essere a 360 gradi, cioè totale. Tutto il nostro corpo deve poter sconfiggere colui che vuole atterrare nella nostra mente. Se la destra diventa debole, perché può darsi che usando la destra diventi debole. Succede a tutti. Ecco che la sinistra prende il sasso. Non riesco a tirarlo con la destra, è la sinistra che prende il sasso e comincia a lantarlo. Se per un motivo qualsiasi, in qualche area della nostra vita, abbiamo perso un po' forza, se in qualche area della nostra vita abbiamo perso un po' forza, arriva la mano sinistra. Arriva da un'area della nostra vita in cui il Signore ci ha dato un'esperienza di una piena fiducia in Lui. E allora, usando questa, sarà quella mano che tira il sasso contro il nemico. Quando non posso, prendo l'altra. Qui il Signore, mi sento debole da questa parte, mi sento forte da questa parte. Questa mano non riesce a tirare il sasso, è questa mano che prende il sasso e la tira contro il nemico. Poi quando questa sarà stanca, comincerà l'altra. Possiamo tirare continuamente perché tutto il nostro essere deve essere sottomesso al Signore. Il Salmo 4:8 fa un'affermazione meravigliosa che molte volte di sera, quando vado a letto, sono qualche volta agitato per qualcosa, mi dà la pace. E dice questo il Salmo 4:8: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Eterno, mi fai riposare al sicuro. E il Salmo 16:7 dice: io benedirò l'Eterno che mi consiglia, il mio cuore mi ammaestra anche di notte. Il mio cuore mi ammaestra anche di notte. In Cristo, fratelli, la nostra dimora è nei cieli. Siamo seduti con Lui, nel Padre, e niente può resistere alla potenza del nostro Dio, espressa con fede e vissuta per esperienza. Fratelli, se la nostra vita non cambia, ho detto la nostra, non la vostra, se la mia, allora dico la mia, se la mia vita non cambia, se non si riesce a vedere sempre più di Gesù in me, c'è qualcosa che non va. La nostra vita deve cambiare, basta parole, di parole ce ne sono anche troppe. Ci sono persone che conoscono la Bibbia a memoria e ti lanciano versetti in continuazione e poi hanno una vita orrenda. Loro e a casa loro. Ma il Signore lo sa e non permetterà mai che queste persone abbiano forza. Perché non è la vita che parla, ma è solo la bocca. E allora la nostra vita ha una dimora che è nei cieli. Siamo seduti con Lui alla destra del Padre e niente può resistere alla potenza del nostro Dio.
I più anziani, io parlo per me, non so se qualche anziano, non nel senso di anziani, di più anzianotti di questa comunità, ricorderanno che c'era un canto molto famoso una volta, tanti anni fa, si chiamava Il cielo in una stanza, non so se qualcuno l'ha sentito, e diceva: quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Era stato scritto da un cantautore che esprime il suo amore per una donna. Io non so, onestamente, se questa canzone fosse una sua creazione o se avesse letto la parola di Dio, perché ho ritrovato nel Cantico dei Cantici, al capitolo 1, lo leggo io, versetti 16-17, queste parole. Ecco, come sei bello, mio diletto, parola di Dio questa, e anche piacevole. Per di più, il nostro letto è verdeggiante, le travi della nostra casa sono di cedro e i nostri soffitti di cipresso. Quando ci svegliamo di notte, e a tutti succede, perché un rombo di motore ci fa comprendere che il nemico sta cercando una pista di atterraggio nella nostra mente per qualsiasi cosa a cui noi pensiamo, qualcosa che non ci è piaciuto, qualcosa che abbiamo sentito, qualcosa sul quale non siamo d'accordo, qualcosa che ci è successo, tutti i rombi di motore che Satana conosce perché vuole atterrare nella nostra mente. Quando sentiamo questo rombo di motore, veniamo svegliati, cominciamo a sentire questo rombo di motore, tutti noi lo sentiamo, alziamo gli occhi oltre il soffitto della stanza in cui stiamo dormendo. C'è il cielo sopra questo, dove dimora il nostro Padre Celeste. E noi, rivestiti di Cristo per opera dello Spirito Santo, possiamo vederci là, perché lo scudo della fede, caccia tutti i dardi del nemico. E la spada della parola, come ho già ripetuto, proclamata, vissuta, sperimentata, separa lo spirito dalla medulla, fa fuggire il nemico per la potenza del sangue di colui che ci ha redento. Per la potenza del sangue di Cristo. L'ho detto un'altra volta, c'è una statistica fatta da tantissime chiese nel mondo, una statistica che dice questo, che il momento in cui il rombo del motore nella nostra mente, dove Satana vuole atterrare per portarci la disperazione, con cose che ricordiamo, che abbiamo sentito, che ricordiamo, che non ci sono piaciute, l'ho detto, questi sono i rombi del motore. È le 3 di notte, alle 3 di notte è l'orario dove il rombo si sente di più, dove Satana cerca di attirare. Sapete perché alle 3 di notte? Perché Gesù è morto alle 3 del pomeriggio e vuole prendere in giro anche lì Gesù, ma non ci riesce, perché con lo scudo della fede noi interrompiamo ogni pista di atterraggio dove Satana vuole atterrare, guardando verso il cielo, invocando il Signore e proclamando la parola, dicendo: tu non hai nessun potere su di me, tu non hai nessun potere sulla mia mente, tu non hai nessun potere sulla mia famiglia, tu non hai nessun potere sulla comunità, tu non hai nessun potere sui miei pensieri, vattene nel nome di Gesù e ti scaccio col sangue di Gesù. Quando noi nominiamo il sangue di Cristo? Quando noi nominiamo il sangue di Cristo, che è la cosa più potente che ci sia, Satana scappa a gambe levate, con la coda fra le gambe, se ce l'ha. Perché il sangue di Cristo ha vinto ogni cosa. Prima abbiamo cantato: nessun leone ci sarà, nessuna bestia vi apparirà, perché camminiamo sulla strada dei redenti, l'abbiamo cantato prima. Il nostro letto è verdeggiante, abbiamo detto, i nostri soffitti di cipresso. Siamo nell'assemblea di Cristo,
con miriadi e miriadi di angeli che cantano e lodano. Quindi, quale sonno più dolce può coglierci se ricordiamo tutto questo? A chi cerca qualche pista d'atterraggio nella nostra mente. Se noi gli ricordiamo questo, che abbiamo Cristo in noi e il sangue di Gesù ci copre, colui che cerca di venire rombando nella nostra pista della mente in qualsiasi ora, se noi gli ricordiamo chi siamo in Cristo Gesù, dormiremo sonni tranquilli, perché lui non potrà né atterrare né più rombare, e allora dormiremo tranquilli e ci sveglieremo con canti di lode. Questo è quello che succederà. Il nemico pensa di essere forte, ma noi siamo più forti di colui che ci fortifica. Noi siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. E se noi permettiamo a Gesù di entrare nella nostra mente, non ci saranno rombi di motore, non ci saranno piste di atterraggio per l'altro, e dovrà andarsene via. Vi ricordate quello che si dice? Che tante cose arrivano, girano sulla nostra testa. L'unica cosa che non dobbiamo permettere di fare il nido. Ci sono, arriveranno i rombi, ma cominciamo a cantare le lodi del Signore. Cominciamo a dire: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. A pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille, mi conduce. E anche se dovrò attraversare le valle dell'ombra della morte, tu sarai con me, Signore. E dal Salmo 32, tu mi insegni la via sulla quale devo camminare. Tu hai sempre gli occhi su di me. Questo è il nostro Gesù. Questo è colui che noi seguiamo, colui che ci ha scelto, colui che ci ama, colui che non permetterà mai che il nemico vinca in noi. Vedete, è inutile parlare troppo del nemico. Noi abbiamo un piccolo nemico e un grande Gesù. Noi abbiamo un grande Gesù. Annunciamo e parliamo di lui, e l'altro non può farci nulla, perché il nome di Gesù non può essere vinto. Diamo poca importanza. C'è, combattiamolo in preghiera, per l'amor del cielo, esiste come, e ci attacca, e ci tenta, e viene dietro, e ci gira intorno. Ma noi abbiamo Cristo, che è il vincitore su ogni cosa. Questo è il nostro Gesù. Allora, proprio ringraziamo il Signore per questo, e chiediamo al Signore che ci dia un sonno tranquillo, un sonno di canti di lode, dove quando anche viene a rombarci nella mente: ah, oggi hai avuto, oggi hai detto, non è stato fatto, non è così, non mi piace, non va, hai detto, hai sentito, hanno fatto, ti hanno fatto. Signore, io ti lodo e ti benedico. Io ti benedico e ti lodo, e ogni cosa se ne andrà, e dormiremo sonni tranquilli con Cristo Gesù. Non permettiamo al nemico di venire ad atterrare nella nostra mente. Se lo glielo permettiamo e poi siamo a testa bassa, non è colpa di Gesù, è colpa nostra. Il Signore è gioia, gioia, pace, serenità. La gioia è il barometro della nostra fede. Non è gioia perché abbiamo tutto, non è gioia perché stiamo sempre bene, ma è gioia di essere in Cristo Gesù. E il nostro viso, diceva una volta Cecil, dite al vostro cuore che informi il vostro viso qualche volta che siete nella gioia. Informate il viso qualche volta. Informa, caro Romolo, il viso che sei nella gioia di Cristo. E allora veramente gli altri vedranno che c'è qualcosa di diverso. E vorranno seguire dove noi andiamo, quello che noi facciamo, perché Gesù Cristo in noi è più forte di colui che è nel mondo. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.